con Guido Zapparigna, commissario delle riserve dei laghi, Vito Consoli, direttore regionale degli enti parco, di tutti gli enti parco, e con Maurizio Rosati, direttore della riserva dei laghi Lungheri Passottile. Cominciamo col commissario. Dunque, lei è venuto da Roma, entusiasta e innamorato di questa riserva dei laghi, però questa volta parliamo delle streghe. Le ha trovate le streghe qua d'inverno? Beh, di streghe ce ne stanno tante in giro per, ma non solo qui a Rieti, in giro per l'Italia, no, a parte gli scherzi. Io credo che sia importante riandare a rievocare con questi relatori, che molto importanti, che con i loro interventi ci spiegheranno che cosa erano c'era una società matriarcale prima, le streghe tra virgolette erano le cosiddette guaritrici, no? E oltretutto anche guaritrice, quindi si va a riscoprire veramente la tradizione di questa piana. Oltretutto, quello che mi piace sottolineare è che questo seminario è stato organizzato dalle educatrici ambientali, e che organizzano decine e decine di eventi, e ce n'è uno in particolare che si lega bene con questo convegno, è Andar per Erbe, che è un'iniziativa che coinvolge centinaia di persone ogni anno, e vanno a cercare tutte le erbe che nascono da madre terra, dalla piana reatina, e un passato molto lontano le cosiddette streghe, le cosiddette guaritrici andavano ed avevano queste erbe delle virtù taumaturgiche, quindi si lega bene, quindi diciamo che dà continuità, e questo convegno è conclusivo di un certo lavoro, percorso, di un certo lavoro, sì. Vito Consoli, tanti parchi in questa nostra regione, tante storie, tante leggende, mitologie, eccetera. Lei è arrivato qui a Rieti per conoscere un po' queste streghe della riserva dei laghi, della Sabina. Ma sì, non c'è da conoscere le streghe, c'è da ammirare la riserva, che come tante altre riserve dimostra che non si occupa soltanto di conservare biodiversità, ma conserva anche tradizioni, conserva e valorizza anche tradizioni dei luoghi, perché le riserve sono luoghi degli animali, delle piante, ma sono anche posti dove operano tante persone, dove le persone con molta passione anche rievocano le loro tradizioni familiari, quindi mi fa piacere essere qui e comunque stare vicino all'area protetta. Grazie. Ecco, Maurizio Rosati, direttore della riserva dei laghi, ecco, lei prima raccontava che lungo questo percorso della riserva, dove Francesco passava in qualche modo, e poi sempre di Poggio Crostone. Noi siamo doppiamente fortunati. Lucio Battisti, sì, ammirava anche lui, siamo doppiamente percorsi, fortunati. Sentiva gli odori. Bellissimo, sì, è proprio così. Noi siamo, dicevo, doppiamente fortunati, perché oltre ad avere l'onere e l'onore di governare un territorio che è meraviglioso, in questo territorio abbiamo il dovere di ricordare che è stato vissuto personalmente dal santo, San Francesco, che fisicamente calcava i nostri percorsi nel trasferimento dei vari santuari, in particolare da Poggio Bustone verso Greccio. Prendeva la barca per passare oltre il velino. Poi c'è tutta una storia che oggi cercheremo di raccontare su questa bella allegoria, che è il trasferimento tra una sponda e un'altra di quello che era l'antico lago Velino. E quindi dicevo, sì, noi abbiamo la fortuna perché queste zone sono state fisicamente calcate dal santo, cioè chi verrà da noi a vedere, a percorrere i nostri sentieri, fisicamente si troverà a vedere le stesse piante, gli stessi odori, gli stessi animali che vedeva il santo. E anche in tempi recenti, ancora più bello. Possiamo dire, si è visto pure un lupo, lo possiamo assolutamente dire? Assolutamente sì, noi abbiamo tra le attività scientifiche che portiamo avanti anche una di queste, si chiama Wolf Howling, proprio Ascolta il Lupo, e è un'attività che stiamo portando avanti insieme alla Regione Lazio, ai naturalisti di altre aree protette. No, mi piaceva sottolineare anche questa cosa, per in tempi recenti un nostro compaesano importante, Lucio Battisti, proprio, come dire, sdraiato. Deve guardare l'Airone. Sdraiato, esattamente, sdraiato lungo i prati della nostra riserva, guardava l'Airone e si faceva trasportare in questa sua visione quasi metafisica, e da qui nasce anche questa,
questo trasporto verso l'infinito, verso le emozioni, ma verso anche a qualcosa che diventa sempre più impalpabile e senza più, è sempre più misterioso. Silvano Landi, già generale del Corpo Forestale dello Stato, direttore di Città Ducale, della scuola di Città Ducale. Ecco, anche lei oggi è qua per raccontarci un po' queste le streghe d'inverno, ma in particolare no, le piante magiche tra leggenda e leggenda. Queste piante magiche, com'è che stavano qua in mezzo tra la leggenda, storie popolari, leggende? Le streghe, che fra l'altro mi sono anche abbastanza simpatiche, curavano inizialmente le persone, il popolo con le erbe, erano delle conoscitrici di erbe, delle erboriste sostanzialmente. Sì, sì. E naturalmente sarebbe interessante fare delle valutazioni in chiave moderna circa le effettive responsabilità relativamente agli avvelenamenti, alle morti, eccetera. Magari le streghe non c'erano anche qualcuno con queste erbe. Può anche darsi, ma certamente sarebbe interessante valutare se tutte le streghe che sono state messe a rogo avevano causato tutte qualcosa di serio. Le piante hanno caratterizzato la storia dell'uomo da sempre. In fondo è interessante ricordare che già nel Paleolitico, quando sono stati trovati resti dell'uomo primigenio, sono state trovate anche delle capsule, delle teste di papavero da oppio, segno che già anticamente l'uomo curava i suoi disturbi, conosceva i poteri dell'oppio e del papavero, che quindi è una pianta magica, magica perché è in grado di guarire, ma è in grado anche di dare dell'illusione, di fare naturalmente dei percorsi con la mente che sono poi stati considerati i viaggi che le streghe facevano a bordo delle scope. In realtà probabilmente si trattava di viaggi dell'immaginario. E d'altra parte è anche interessante ricordare la figura degli sciamani, i sciamani che utilizzavano piante e funghi come la manita muscaria per i loro riti, per predire il futuro, per allontanarsi da quella che era la realtà quotidiana. Ancora oggi, del resto, presso popolazioni che caratterizzano il centro d'America o il centro dell'Africa, si utilizzano piante che hanno questi poteri particolari. Ricordo che tra le piante magiche e le piante demoniache figura lo stramonio. Sarebbe lo stramonio? Lo stramonio è una pianta che oggi spesso troviamo nei giardini. Pensa un po', è una pianta velenosissima. Ad esempio, tu sei elbano, molto spesso capita girando per i paesi dell'Elba di vedere delle bentissime piante con dei fiori bianchi campanulati. Bellissime. Sono piante di stramonio che sono quindi velenosissime. E poi, che so, sulle nostre montagne si trova la belladonna, atropa belladonna, pianta diabolica, pianta velenosissima, ma pianta anche utile perché l'atropina ancora oggi viene utilizzata per dilatare la pupilla. È interessante ricordare che si chiama belladonna come nome volgare perché? Perché le signore di un tempo, soprattutto a Venezia, usavano mettere un po' di acqua nella quale era stata immersa la bella donna per dilatare la pupilla e quindi essere più affascinanti per i signori del tempo. Quindi una serie di tradizioni popolari, una serie di credenze. Ci sono le piante demoniache, ci sono le piante cosiddette cacciadiavoli. Ricordo tra queste cacciadiavoli perché avevano il potere di scacciare i demoni e le streghe, quindi che so, l'iperico perforato, che è un'erba frequente sulle nostre montagne, veniva appesa a mazzetti sopra gli usci delle case perché si reputava che avesse questa capacità. Interessante poi ricordare che la stessa pianta, l'iperico perforato, dà un olio che lenisce le bruciature, le scottature. In un ricettario
che ho trovato presso il monastero di Santa Filippa Mareri, c'è un'antica ricetta scritta a mano che parla dell'olio di perico. È interessante quindi, da un lato, evidenziare gli aspetti legati alla stregoneria, alle piante demoniache, e dall'altra ricordare che le stesse piante hanno trovato anche utilizzazione nella farmacopea tradizionale. Incontriamo il dottor Polia. Allora, streghe tra mito e metafora. Beh, la strega è un personaggio importante nelle nostre tradizioni popolari. Questa sera cercherò di andare oltre il folklore spicciolo, andare a cercare l'origine della strega nell'antichità greco e romana, e poi praticamente... Anche nel nostro territorio ci sono. Sì, ci sono state tutte le indagini che come museo dell'UNESA, demantropologico, abbiamo fatto. È direttore del museo. Noi come museo abbiamo lavorato molto sul territorio, sia a Lionessa, ad Ascoli, in Valnerina. Su questo tema lo conosciamo bene. Quindi faremo la genesi, la figura della strega nell'antichità, medioevo, il nostro folklore, e poi una interpretazione per cui la strega diventa la metafora negativa di quello che la società rurale avrebbe voluto dalla donna. Ma ci sono streghe buone streghe la strega, cattive, la strega no? Per definizione è sempre cattiva. È sempre cattiva. Ma è una demonizzazione non tanto della donna, quanto delle tendenze negative della donna, che nella società rurale doveva essere una persona datrice di vita, generosa, aperta alla solidarietà con tutti. L'inverso della strega. Quindi applicheremo un sistema di interpretazione antropologico-religioso e arriveremo a questo risultato. Siamo con Flavia Rossi, ricercatrice, lavori alla Riserva dei Laghi. Praticamente faccio parte dell'arredamento, 25 anni quest'anno. 25 anni. Quasi meno di, un pochino più di me, ma siamo lì. Allora, animali, arcano mistero, ce lo racconti un po'? Parliamo delle relazioni che ci sono tra la simbologia che è stata affidata agli animali e i loro comportamenti etologici, cioè il loro comportamento, perché c'è una relazione tra il comportamento animale appunto e i simboli e i miti che gli sono stati affiliati. Allora, la strega a quale animale più assimilabile? È il gatto nero. Perché? Ah, nero deve gatto essere. Nero. Perché il gatto in realtà è la vera creatura stregata, in quanto lui segue le cose che noi non vediamo, addrizza il pelo quando noi non vediamo le cose, quindi effettivamente è una creatura stregata il gatto. E poi magari nemmeno fa finta di guardarci, però ci guarda. No, ci guarda e guarda anche cose che noi non vediamo. Riesce il a vedere? Gatto, sì. Gatto. Sì. E un altro animale che è un po'... Che qua tu hai detto misterioso, no? Ma diciamo cano, è una sorpresa, cano. Diciamo, parlo degli uccelli e i miti che sono stati associati a alcuni uccelli, per esempio il fatto che per esempio il cigno rappresenti una creatura di luce, una creatura pura, perché in effetti è monogamo, quindi le relazioni in base ai comportamenti dei vari uccelli. Però un pipistrello anche... a me mi sembrerebbe che alla strega si dovrebbe un po'... Quello è il vampiro. È vampiro. Poi siccome abbiamo poche specie di pipistrelli qui, io ho cercato di relazionare su animali che sono presenti nella riserva, chiaramente. Un altro animale arcano e misterioso? Un caruccio. Sì. Il giorno della merla. Il giorno della merla? Perché è uscito il giorno della merla? Non lo sappiamo. Perché i merli prima erano bianchi. In un giorno di gennaio, di fine gennaio, in cui c'era po' più caldo, bianco. Sì. Ora sono neri, era bianco. No, allora c'è una leggenda che dice che i merli erano bianchi, fino a quando una merla è uscita dal nido a fine di gennaio, quando ancora gennaio aveva 28 giorni, dicendo: ah, gennaio non fa più freddo, non ci romperei più le scatole col tuo freddo. E il gennaio si è indispettito, ha chiesto 3 giorni a febbraio, che è diventato di 28. Poveraccio, l'ha perso lui però. Sì. E quindi in quei giorni ha fatto la gelata, ecco perché i giorni della merla. Ah, ecco. Poi loro per scaldarsi si sono messi su un camino e sono diventati tutti neri. Questa è la leggenda del merlo bianco e nero. E poi il resto è una sorpresa. E questo è l'arcano mistero. Sì. Incontriamo il professor Paolo Portone. Sì, professor, sì. Portone, ecco, lei è qua a Rieti, sì. Dove la riserva naturale dei Laghi Lunghi e Riflettili
presenta le streghe d'inverno. Sì, sì. Lei in particolare, lei parlerà della nascita di un mito moderno, l'invenzione della strega moderna. C'è anche una strega moderna? No, la strega diabolica. Perché è diabolica? Noi, diabolica, perché la strega che noi immaginiamo con naso adunco, con, con questo sguardo grifagno, in realtà questa immagine è un'immagine che oggi possiamo con una certa sicurezza datare cronologicamente alla metà del 400, quindi siamo già in un'epoca che è tardo medievale, moderna, quindi non è una figura che appartiene proprio al nostro folklore. Noi dobbiamo pensare che il termine strix viene dal latino e sta ad indicare originariamente un uccellaccio del malaugurio, affamato sì di bambini, ma era un uccellaccio, nulla a che vedere con quella donna che dal 400 in poi fu definita schiava di Satana, schiava del diavolo. Una strega schiava. Schiava del diavolo, che andava al sabba, che faceva del male, che guastava i campi, uccideva i bambini, qualcosa di molto diverso da quello che era inizialmente nell'immaginario. Una strega un po' più dolce non la troviamo nel mito. Erano le donne che sono state portate a rogo. Quelle donne che si sono scoperte streghe sotto i ferri della tortura, perché se a lei o a me ci torturassero, no? Noi saremmo in grado di dire tutto. Per forza. Che siamo anche i peggiori stregoni, giusto? Con il dottor Luca Vannozzi parliamo delle streghe di carta. Ma ci sono le streghe non di carne, ma anche di carta le streghe. Sì, no, ce ne sono. Insomma, il mio intervento appunto muove soprattutto da un taglio che è più letterario. Nel senso che ho focalizzato l'attenzione su alcuni personaggi di romanzo e su una strega, Bellezza Orsini, che ha a che vedere con questo territorio, con attenzione soprattutto Orsini. Orsini era del territorio, insomma della zona della Fiana. Colle Vecchio, processata, con Sabina processata a Fiano, e possediamo insomma i verbali dell'interrogatorio della Santa, del Tribunale della Santa Inquisizione, in base ad alcuni studi che furono pubblicati nel 1990. Io faccio una lettura prevalentemente linguistica per quello di che posso. Di carta, perché è letta sui libri. Esattamente, libri. Insomma, tratte dai libri, con attenzione per gli aspetti ambigui che il linguaggio letterario sempre, insomma, comunica. Grazie. Con una chiusura appunto in bellezza parleremo anche di un famoso digestivo, il cuore strega, che il cuore strega, sì, che lo conosciamo, è conosciuto nel mondo della strega, sì, cuore strega, certo, giusto? Come liquore, ma anche come premio letterario, con questo si chiude l'anello di questa breve escursus, breve passeggiata letteraria. Grazie a voi. Siamo con il professor Gianfranco Formichetti oggi qua come moderatore, moderatore, perché quando sono le streghe ci sono un po' di... Beh, l'esoterismo è una cosa estremamente interessante, esoterismo, magia, sono anche studi che ho fatto in anni... Infatti tu in conosci anni, tutta la storia, lontani, leggenda, quindi, storia, la mitologia del nostro territorio, della particolarmente Sabina. Interessanti senza dubbio, poi l'elemento magico è un elemento che è affascinante da sempre, quindi... credo che siano, ho visto il programma è estremamente interessante, molti interventi, quindi sicuramente sarà interessante. Poi ho visto anche una bella partecipazione, questo anche evidentemente la magia, è la stimolante. Magia. La volta la televisione è anche magia, quando si comunicano le assolutamente, cose. Assolutamente, certamente. Grazie professore. Grazie a voi. Siamo con Anna Maria Malgeri, ecco, le streghe d'inverno, e lei qui ha bellissima compagnia, si chiama? Arabian Blue Dance Company, abbiamo da poco cambiato nome dalla Luna Danzante e vogliamo mettere insieme il colore blu, che è un colore arabo particolare, insieme alla danza orientale. E le streghe d'inverno? Beh, noi danziamo una canzone che parla di quando hanno ammazzato Giordano Bruno, Galileo, e quindi noi... E anche con la danza orientale spesso è stata demonizzata e abbiamo molte assonanze. Sì, ci sono le assonanze. Sì. Allora. Ecco, la musica anche, no? La musica si avvale però di un cantante. Sì, abbiamo utilizzato per questo una canzone di Caparezza, sud, un cantante del sud che
insieme, diciamo, le sue origini, che sono pugliesi, comunque sono delle origini anche molto vicine al Medio Oriente e anche alla Turchia, quindi è una musica che mette insieme tante etnie e tante qualità. Allora vediamo questa musica. Lo accendiamo.